Sono abbastanza allibito, nel senso che nel momento in cui c'è un fenomeno che è quello della vendita abusiva di qualsiasi genere, può essere un genere fatto da un artigiano italiano, può essere merce contraffatta e quindi venduta da un extracomunitario, qui stiamo parlando comunque di gente che di reati, perché nel momento in cui io non rispetto la legge, nel momento in cui io non pago le tasse, nel momento in cui io vado sul ponte e quindi non pago tutto quello che pagano gli altri commercianti, non dico che deve essere gestita, perché chi dice che deve essere gestita vuol dire che è colluso con chi fa queste attività, deve essere contrastata, perché vuol dire, allora, vuol dire mettersi contro tutte quelle persone che onestamente tutte le mattine tirano sulla Claire e nel momento in cui tirano sulla Claire pagano le tasse, perché io nel momento in cui apro la saracinesca sto pagando delle tasse allo Stato italiano. Allora, io pago le tasse allo Stato italiano, poi c'è l'abusivo, non diciamo l'etnia, l'abusivo di turno, extracomunitario italiano, l'abusivo di turno che invece si permette di poter fare quello che vuole. È successo a Roma, io la stessa cosa che ha vissuto la vostra giornalista l'ho vissuta a Pisa, dove quando ho segnalato ai vigili che a Pisa, in Piazza dei Miracoli, dove hanno mandato fuori i bancarellari italiani o comunque adesso regolari, li hanno mandati fuori da Piazza dei Miracoli per mettere dentro gli extracomunitari irregolari che vendevano a destra e a sinistra, sa cosa hanno fatto i vigili? Mi hanno chiesto, mi hanno identificato e volevano denunciarmi. Ecco. Allora, lei non sa chi sono io. Io sono un cittadino italiano, caro vigile, che ti sto segnalando una situazione. Allora, stessa cosa sulle spiagge italiane, perché sulle spiagge italiane è devastante la situazione. Sì, io